Da dove viene questa deficienza di capacità intellettiva che impedisce ai socialisti di concepire un ordine spontaneo? Verrebbe da dire che questa deficienza di capacità intellettiva sia innata. Alcune persone hanno la capacità di concepire un ordine spontaneo e altre no. Questa tuttavia è una conclusione semplicistica, non tiene conto del fatto che ci sono infiniti fattori artificiali che possono produrre questa deficienza di capacità intellettiva. Il fattore artificiale di gran lunga più potente e diffuso è la scuola pubblica, che agisce sulla capacità di comprendere un ordine spontaneo allo stesso modo in cui un gesso applicato alla gamba di un bambino appena nato influisce sulla sua capacità motoria. Dopo aver tenuto quel gesso fin dalla nascita, anche ammesso che qualcuno lo togliesse dopo 18 anni, la capacità motoria di quella gamba sarebbe eliminata per sempre o comunque fortemente limitata. Per questo lo Stato ha bisogno della scuola pubblica, e cioè di quel gesso. Far nascere una persona in gabbia è il modo migliore per ridurre al massimo i costi per mantenervela e assicurarsi che, anche se un giorno quella gabbia venisse aperta, quella persona non ne uscirebbe. Già dopo i primi anni di scuola elementare, i bambini danno per scontato che lo Stato non sia un'organizzazione criminale, ma al contrario il bene che combatte le organizzazioni criminali, che il corso forzoso sia la natura stessa del denaro, che la legge la fa il Parlamento, che se lo Stato non finanziasse la scuola non esisterebbe, e così via. La possibilità che la gamba ritorni a funzionare decresce all'aumentare del tempo in cui il gesso viene mantenuto. In una scena del film The Matrix, Morpheus dice a Neo che di solito non portano fuori da Matrix persone di una certa età. Oltre una certa età, infatti, la mente ha difficoltà a lasciare andare ciò che ha imparato e a dare ciò che ha imparato a dare per scontato fin dalla nascita. Eppure, dice Birindelli, a fronte di moltissime persone che quando viene tolto loro il gesso si afflosciano sul pavimento, ci sono non poche persone di ogni età, di ogni background professionale e di vita, che non sono mai state esposte al liberalismo classico e al libertarismo, e anzi sono state costantemente esposte alla propaganda collettivista, le quali, quando viene data loro l'opportunità, afferrano immediatamente il concetto di ordine spontaneo, come se lo stessero scoprendo dentro di loro invece che acquisendo da fuori. Quando qualcuno mostra loro un coltellino, esse non aspettano che venga tolto loro il gesso, ma prendono quel coltellino e tagliano loro stesse il gesso che gli paralizza la gamba da sempre. E miracolosamente, invece di afflosciarsi sul pavimento, iniziano subito a camminare, anzi a correre. E qua ci sono le note dell'articolo.